0 la sfida tra Genoa e Udinese, valido per la 14ª giornata di Serie A. Devo dire che questa volta il Genoa mi è piaciuto. Ha giocato una bellissima gara, grintosa, è stata messa in campo molto molto bene da mister Shevchenko. Ha giocato con il classico 3-5-2 a questi uomini e può giocare solo con questo modulo. Però ho visto il gioco, ho visto fare 3-4 passaggi di fila, i terzini che cercavano la sovrapposizione, l'attaccante centrale che era Ekman, che teneva palla e faceva salire la squadra. Ho visto un Rovella fantastico da nazionale. La Juve ha preso un bel giocatore, un ragazzo del 2001, e farà molta molta strada. Purtroppo però è mancato l'attacco. Sì, Ekman, come ho detto, faceva salire la squadra, ha avuto una grossissima occasione, ha fatto un numero, poi l'ha mandata fuori, peccato. Però è mancato destro, Caicedo, si sente la mancanza degli attaccanti titolari, perché poi come seconda punta ha giocato Bianchi, che ha 19 anni, un ragazzo giovane, molto buono, gli auguro un bel futuro, però è ancora acerbo, deve fare ancora esperienza. Pandev ha 38 anni, ha giocato l'ultimo quarto d'ora, non possiamo chiedere di più. Busca, l'altro attaccante, ha 19 anni. Speriamo che arrivino presto rinforzi e soprattutto rientrino gli infortunati, Maximovic, Crisito, Caicedo, Destro, Fares, e la squadra cambia. Si è visto giocare a calcio, finalmente. Oggi sono molto contento per il punto, perché andare a Udine così, tanta roba. L'Udinese ha perso Pereira all'inizio della partita per infortunio e si è sentita la sua mancanza. Squadra normale, ha avuto un'occasione che ha beccato il palo esterno, però niente di più, giocava in casa. A noi un pareggio così va benissimo. Migliore in campo Rovella, e menziono anche Masiello, che secondo me ha fatto un partitone, giocato in difesa centralmente, lui è abituato alla difesa a 3, però esterno, invece ha giocato centrale, ha fatto un partitone. Adesso le prossime partite del Genoa sono durissime, incontrerà Milan, poi Juve, poi il derby con la Sampdoria, Atalanta e Lazio. Qua bisogna fare punti, anche se credo che si arriveranno alla fine del girone d'andata tutte raggruppate. E poi ci sarà il mercato, e qua bisogna comprare i giocatori per salvarsi. La società ha detto che lo farà, speriamo in bene. Con questa vi saluto, un ciao dal vostro Marco, alla prossima.